accogliere, servire, condividere. Il seminario diocesano Giovanni Paolo I diventa da oggi comunità vocazionale con l'inaugurazione e l'avvio della nuova attività. Accogliere, servire, condividere. Più che uno slogan, un programma di valori e ideali, mutuati dal Vangelo e tradotti in concretezza nell'ambito delle attività che d'ora in poi saranno il fulcro e al tempo stesso il frutto dell'opera della comunità vocazionale che, su impulso del Vescovo Monsignor Nunzio Galantino, si insedierà nei locali del seminario di Cassano Lo Ionio, ristrutturato in alcuni spazi proprio per questa nuova funzione. La nuova esperienza è iniziata giovedì 4 ottobre con una processione che dalla chiesa di San Francesco ha raggiunto quella di San Domenico, dove il presule ha officiato la Santa Messa prima dell'inaugurazione dei nuovi locali che saranno d'ausilio anche alla comunità vocazionale: refettorio, biblioteca, sala studio, sala conferenze. Durante l'omelia, ricordando San Francesco d'Assisi, Monsignor Galantino ha suggerito di uscire dagli equivoci delle mezze misure, della mediocrità, rivestendosi di Cristo, proprio come fece il poverello d'Assisi, e vivere di lui e per lui con impegno appassionato. Il nuovo progetto della comunità vocazionale, coordinato da Don Michele Munno, si snoderà da un punto di vista pratico in diversi momenti. Tra questi la preghiera di lodi e vespri, l'eucaristia, l'adorazione eucaristica settimanale, spazi di studio e aggiornamento, accoglienza delle parrocchie e dei gruppi, assistenza alle associazioni aventi finalità educative, preparazione al campo scuola vocazionale e alle giornate dei ministranti e dei cresimandi, oltre che alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Monsignor Galantino, il seminario vive una vita nuova con anche il centro vocazionale che si inaugura oggi. Sì, diciamo che più che vivere una vita nuova, accanto alla vita che viveva prima e che grazie ai miei predecessori ha avuto dei momenti veramente belli, si aggiunge un'altra modalità, una modalità un po' rispondente di più ai nostri tempi. E quindi una modalità che cerca veramente di restituire non vita al seminario, ma il seminario alla vita e alla vita delle nostre comunità, alla vita dei nostri gruppi, alla vita delle nostre associazioni e dei nostri movimenti, tant'è che io ho invitato proprio sia i sacerdoti sia i vari movimenti, le varie associazioni a trasferirsi, se vogliono, qui, ad essere ospitate qui. E questo sta già capitando, infatti qui se si viene la sera fino alle 10:30, alle 11:00 c'è gente che fa attività, c'è gente che viene per gli incontri di formazione, eccetera. Quindi con la comunità vocazionale dal punto di vista esterno intende intanto recuperare il seminario alla diocesi e la diocesi alla vita del seminario, questo modo è fatto esterno. Chiaro che la comunità vocazionale, come fatto invece interno di proposta vocazionale, diventa qualcosa di molto più importante, di molto più anche, se vogliamo, complesso, no? Nel senso che si propone questo come un luogo anche di ascolto, come un luogo di incontro, come un luogo anche di servizio. Il seminario attualmente accoglie molte persone. E, come dire, qual è la domanda di vocazione che c'è nel territorio della diocesi? Sì, diciamo che siamo stati un pochino, tra virgolette, costretti noi ad aprire ad una esperienza nuova, perché oggettivamente il nostro seminario sino allo scorso anno aveva sostanzialmente due, come si dice oggi, fruitori, due seminaristi con due sacerdoti, una situazione evidentemente non sopportabile da tutti i punti di vista, per quanto il seminario minore possa avere il suo senso. Allora si è trattato non di chiudere, perché molte volte di fronte a certe difficoltà anche quantitative, anche numeriche, sembra che l'unica soluzione sia chiudere e non se ne parla più. Invece no, parlando con altre persone, parlando con i sacerdoti, parlando con tanti laici, abbiamo proprio risposto a quest'altra esigenza: evitare questa forma di questa
diciamo, questo seminario nel quale c'erano due persone con impiego enorme, con investimento enorme di energia a tutti i livelli, e quindi ecco, creare questa nuova opportunità all'interno della quale ci sono anche i seminaristi, c'è anche il percorso seminaristico. Eccellenza, lei vive qui da quando si è insediato, come mai? No, io dopo una settimana sono stato regolarmente nell'episcopio, dopo una settimana sono venuto qui, perché vivo qui, in dato grande per me, poi perché mi sembrava anche importante dare un segnale ai sacerdoti, avendo la possibilità, stando solo perché non dovevo stare con i sacerdoti. E devo dire che questo è stato molto bello, perché prima eravamo 2+1 il vescovo, no? Adesso siamo già, facciamo il conto, saremo 6 sacerdoti già qui, 6 sacerdoti, più 3 studenti nostri di teologia che hanno finito, e poi più i 2 seminaristi. Ma poi diciamo che è stata aperta la possibilità a tutti i sacerdoti, già lo stanno facendo alcuni, molto bello, che quando si trovano a Cassano possono venire a dormire, possono venire a mangiare qui, possono stare con noi, lo stanno già facendo ed è una cosa molto bella questa, mi piacciono queste cose.